Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Avete già pensato che regalo fare ai vostri amati per San Valentino? Vi proponiamo una ricetta semplice e golosa, i baci Perugina. Da un'idea di Luisa Spagnoli del 1922, quest'anno i baci Perugina compiono 100 anni. Infatti, questa pasticcera e grande visionaria per il suo tempo decise di riutilizzare gli scarti di nocciole presenti in azienda e creare un cioccolatino con un interno morbido e scioglievole, una nocciola in cima e tutto ricoperto da un guscio di cioccolato fondente. All'inizio i cioccolatini si chiamavano cazzotti, dal nome della nocca di una mano. Ovviamente il nome fu cambiato nel 1924 da Giovanni Buitoni in bacio, molto più bello da dire ad una persona. Nello stesso anno Federico Seneca decise di aggiungere in ogni bacio Perugina delle frasi romantiche, ispirata alla storia d'amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni. Lei era solita inviare di nascosto dei bigliettini d'amore al suo amante. Nel 2003, parlando di curiosità, è stato creato il bacio Perugina più grande del mondo. Era alto 7,26 m, largo 2,15 m e pesava 6 tonnellate di puro cioccolato. È stato inserito nel Guinness dei primati. La nostra ricetta non prevede né burro né zucchero e ci sono solamente 3 semplici ingredienti. Iniziamo! Iniziamo la ricetta fondendo a bagnomaria 50 g di cioccolato al latte e 50 g di cioccolato fondente al 60%. Poi lo versiamo in una ciotola insieme a 100 g di crema alle nocciole, i semi di vaniglia e mescoliamo finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Aggiungiamo 90 g di granella di nocciole tostate e mescoliamo bene. Spalmiamo il composto sui bordi, così si raffredda prima, e mettiamo in frigo per 10-15 minuti. Con un cucchiaino prendiamo circa 10 g di composto. Schiacciamo con le dita per formare una specie di pallina che poi andiamo a rifinire con i palmi delle mani. I movimenti dovranno essere veloci, altrimenti si scioglie tutto. Qui abbiamo delle nocciole IGP del Piemonte e ne mettiamo una in cima ad ogni pallina. Applichiamo un po' di pressione giusto per incastrarle. Mettiamo in freezer per 30 minuti. A questo punto immergiamo ogni pallina in 250 g di cioccolato fondente fuso con movimenti veloci. Il cioccolato dovrà sempre essere caldo e liquido. Lasciamo indurire completamente a temperatura ambiente. Dopo circa un'ora, con un coltello, togliamo il cioccolato in eccesso. E voilà! Ecco tutti i nostri cioccolatini! Volevamo farvi vedere anche come si presentano all'interno. Bellissimi e pieni di nocciole! Vi mostriamo come incartare correttamente i cioccolatini aggiungendo una frase d'amore all'interno. Quindi prendiamo un pezzo di alluminio di 12 cm x 6 con la parte lucida rivolta verso l'alto e una bella frase scritta su un pezzo di carta forno. Adagiamo il bacio al lato del foglio e ci passiamo attorno al foglietto. Poi avvolgiamo per bene con l'alluminio. Seguite bene i movimenti della mamma. Ecco a voi il bacio Perugina pronto da regalare. Ammirate che belli che sono venuti i nostri baci Perugina. Facili, golosi ed effetto. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme questi deliziosi baci Perugina. Allora, prendiamo questo che all'interno potrebbe celare un bellissimo messaggio d'amore. Scartiamo.
Dalla camera dovrebbe vedersi molto bene. Come potete vedere c'è un piccolo messaggino all'interno che sta tutto intorno al cioccolatino. Allora, vediamo un po'. Allora, con delicatezza scartiamo. E voilà, il piccolo messaggino fatto in casa. Adesso addentiamo. Cosa posso dirvi? Sono dei cioccolatini perfetti. Io sono un grande amante del cioccolato, ma vi assicuro che conquisteranno il cuore di tutti. La prima cosa che si nota è l'interno bello scioglievole. Ci sono tutti questi pezzettini di nocciole che danno quel gusto croccante. E infine si sente questa deliziosa nocciola tostata che dona un ottimo retrogusto e completa il cioccolatino. Insomma, sono buonissimi, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.